Gli Elephant nascono nel lontano 2010. Inizialmente furono la realizzazione di un mio progetto. I musicisti che c'erano nella prima fase di questi Elephant erano completamente diversi da quelli che ci sono adesso. E fu un modo per imparare, sostanzialmente, a fare un po' di legna, capire come si fa. Non ci siamo riusciti molto bene, abbiamo continuato a imparare, a fare altra legna, a prendere mazzate, cambiare gente. Qualcuno che comunque avesse degli obiettivi simili ai miei e poi poco alla volta ai nostri. E con cui si avesse, insomma, una vicinanza di gusti, ideali musicali. E, arrivando alla seconda fase della nostra formazione, ci fu l'inserimento di più ottoni che diedero il carattere che è quello che c'è adesso della band, e militava nella nostra band anche il chitarrista dei Vox Delitto, che poi per continuare a suonare con i Vox Delitto, che è un'altra delle band dei Sotterranei, e ha dovuto lasciare. Abbiamo trovato Marco come sostituto. È entrato Pietro come sostituto del vecchio bassista, Carlo invece e Fabio sono due fossili come me, e siamo arrivati qua sostanzialmente grazie ai Sotterranei. E essere arrivati qua grazie ai Sotterranei vuol dire aver lavorato sodo, perché abbiamo creduto fortemente in questo progetto di mettere insieme le band di Padova e di farle suonare insieme e in modo dignitoso. E è stato molto bello riuscirci ed essere apprezzati, e questa cosa ci ha portato qui e ne siamo orgogliosi prima di tutto. Prima una persona mi ha chiesto che genere facciamo e mi sono girato verso Derry qua che cantava e mi fa: arrangiati tu. E io ci definirei più o meno su un funk folk rock, grosso modo, spaziamo molto, ci sono molte tendenze anche. Non dimenticare l'alternative. L'alternative, il progressive anche, cioè abbiamo tutto quello che vuoi. Il progressive no, stiamo facendo di tutto per non etichettarci come un genere, però da un certo punto di vista mi pare anche una cosa utile per riuscire a far sapere meglio chi sei. Se io vado anche in un pub, in un festival qualsiasi, cosa fanno questi? Diventa anche un po' problematico. Mentre avere un gruppo che sai cosa fa vuol dire che ha le idee ben chiare in testa, può comunque spaziare appunto alternative, funk, folk, rock. Diventa lunghissimo, ma sai che spazi e sai più o meno qual è il genere, una roba così. Il disco in arrivo ha un concept di base, non esattamente, forse l'unico concetto che c'è alla base è il suono, perché comunque le canzoni sono concetto tra virgolette, perché le canzoni sono tutte molto diverse e si riferiscono a modelli diversi. Quello che invece rimane sempre costante è la stessa sonorità, che secondo me è importante mantenere in un disco, essere eterogenei ma suonare con il proprio suono. Dritte, un pugno in faccia, potenti, che abbiano, che rimangano, cioè il livido rimane almeno per un po', poi te lo ricordi di essersi preso un pugno in faccia bello grosso, un bel cartone.